Ciao ragazzi, Juventus batte Rijeka 1-0 e va in semifinale della Viareggio Cup. Consentitemelo di dirlo perché questa è un'impresa. Un'impresa. In un'annata così difficile arrivare alle semifinali di un torneo così importante è veramente una grande cosa. Alcuni giocatori tra l'altro non ci sono, penso uno su tutti, Jakupovic. Del Sole ha giocato oggi, ha giocato la prima partita. E ha giocato questa proprio per motivi di nazionale e arrivare a vincere questa partita con Rijeka che avevi già affrontato nella prima partita. Devo essere sincero, la prima partita io con Rijeka avevo visto una Juve più forte dello Rijeka, l'avevo visto subito che la Juve ce la poteva fare. Alla fine, come aveva detto Dal Canto, un po' gli episodi erano girati un po' male, bisogna dire la verità, si è andato sotto di due gol, sono stati veramente bravi i ragazzi a non mollare mai, no? Alla fine ad andare, intanto l'Inter ha vinto all'ultimo secondo col gol di Vaglietti, mentre Venezia-Parma si va ai rigori, più tardi si gioca Fiorentina-Sassuolo. Insomma, comunque sarà dura giocare con, ad esempio, vedo Fiorentina-Inter su tutte più forti. Però ecco, diciamo che tra le sorprese dietro l'angolo e tra te che piano piano prendi anche un pochino di consapevolezza, la Juve è riuscita ad arrivare. Secondo me, ecco, forse il fatto di pensare che qualunque cosa venisse andava bene ci ha fatto forse prendere un po' di consapevolezza. Questa Juve la vedo più solida e più convinta di se stessa. Ricordiamo che Rijeka ha buttato fuori il Torino, quindi non era proprio una squadretta. Eppure oggi non c'è stata partita, la Juve ha dominato, la Juve ha schiacciato Rijeka più volte e alla fine poi ha trovato il gol. Pronto in apertura, l'ha difeso fino alla fine, non ha rischiato granché, c'è stata qualche buona azione di Vuk, ma niente di particolare. Loria si è sempre fatto trovare pronto e preparato. Segnalare invece tra le varie occasioni della Juve anche una traversa di Del Sole. E dunque adesso sotto con lunedì con le semifinali, qualunque cosa venga va bene, questa squadra ha già fatto più di quello probabilmente che ci si aspettava. Questa semifinale vale tantissimo, veramente. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi. Ho la consapevolezza che questa squadra magari quest'anno soffrirà un po', ma nel corso dei prossimi anni, questa primavera, potrà dare di nuovo soddisfazioni. Questa sicuramente è una gran bella semifinale. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video della Viareggio Cup, che ovviamente ci sentiremo lunedì per i post partita. E vi saluto e un buon weekend a tutti. Ciao.